perché è un'alta scuola di formazione sul ragionamento clinico in era digitale. Beh, le nuove tecnologie sono entrate nella pratica quotidiana di tutta la popolazione, per cui bisogna ripensare queste nuove tecnologie per riversarle nella pratica clinica dei medici. Questo è uno degli scopi di quest'alta scuola di formazione, ma certamente rappresenta un momento per la comunità internistica di interrogarsi su uno degli strumenti fondamentali che il medico ha, non solo internista, e cioè il ragionamento clinico. Ragionamento clinico che vuol dire riversare le logiche sia intuitive che ipotetico-deduttive nel metodo clinico, nella pratica clinica quotidiana, per affrontare quello che è sotto gli occhi di tutti, una popolazione sempre più anziana con sempre più comorbidità e che necessita di un medico in grado di approcciare la complessità, tipico questo approccio del medico internista. Beh, ricordo a me stesso e a tutti le frasi di alcuni grandi maestri. William Osler, rifondatore del John Hopkins di Baltimora, che a cavallo del Novecento ricordava ai suoi studenti che è più importante conoscere il paziente che ha una malattia piuttosto che la malattia e basta. E un altro grande epidemiologo, che è Dewey, che ricordava che è più importante insegnare come si pensa piuttosto a cosa si pensa. Ed è questo quello che vogliamo fare: affondare le radici nel passato per ripensare il ragionamento clinico e il metodo clinico per il medico del presente e del futuro.